questa cosa della terra piatta e di Tartaria sono forme completamente speculative che non appartengono al mio modo né di studiare né di fare comunicazione. I motivi per cui la terra piatta non è sostenibile sono infiniti e non mi va nemmeno di entrare in questo momento in un ambito che diventa un ambito di fatto dogmatico. Ma vaffanculo, va! Questa cosa a me interesserebbe tantissimo, non certamente adesso, però magari organizzare una live, magari dove si mettono a confronto persone che credono alla terra piatta e persone che comunque asseriscono che non c'è la terra piatta, ok? Per capire un pochino, mi rendo conto che ci sono dei buchi per quanto riguarda la terra piatta, però anche per quanto riguarda la terra sferica, non è che si scherza, insomma, ecco. Quindi con certezza non ti saprei dire se è piatta o se è tonda. It's mostly flat. Piuttosto che piatta e tonda. Vaffanculo, vai! Però ti andrebbe poi di fare una live dove ci vai a spiegare le tue motivazioni, per cui le tue spiegazioni, per cui asserisci che la Terra è sferica. Per esempio, immagino tu asserisca che la Terra è sferica. Ma non lo asserisco io, cioè lo asserisce il mondo intero. È quello che ti ha fatto credere. Cioè, ci sono tutta una serie di elementi di sostegno da parte dei teorici della Terra piatta che sono smentiti da Eratostene. Quindi sto parlando dei greci, no? Sto non avrebbero dovuto sostenere il discorso della Terra piatta, perché la NASA ci vende delle immagini fittizie che sono. Cioè, non stanno né in cielo né in terra, per comodità e chissà quale mistero. Il problema dell'uomo è questo: piuttosto che farsi tante seghe mentali sul discorso della terra piatta, si prende con un monopattino, si gira intorno al globo e si risolve questa cosa, perché altrimenti diventa. Due cazzoni. Sì, sembrano un paio di cazzoni. E come mai, però, come mai le parabole televisive, invece di essere orientate verso il cielo, no? Verso i satelliti, sono orientate, diciamo, orizzontale? Questo, ripeto, in questo momento non ho argomenti per affrontare la cosa perché proprio. Ci sono talmente tante cose che abbiamo la possibilità di conoscere e che non conosciamo, che non ha senso focalizzarsi su queste cose che invece sono dei finti problemi, secondo me. Dovrei per forza di cose, quindi per status, accettare che la Terra è piatta. Mi fa incazzare come una bestia. Cioè, sostengo le cose che sono documentalmente sostenibili. Leonardo non è il personaggio che è, l'America non è stata scoperta e men che meno da Colombo, non per questo automaticamente devo dover sostenere una cazzata come la Terra piatta. Accidenti, quello sì che è un vero coglione.